Dopo che i due anni precedenti avevano cercato di dimostrarci che il peggio era arrivato, il 2022 ha alzato l'asticella, proponendoci un ritorno ai tempi e ai metodi dei conflitti mondiali che abbiamo studiato sui libri di storia. Alla luce di questo, molte persone si domandano se sia veramente utile investire, continuare a investire o cominciare a investire in questo 2022 o se bisognerebbe aspettare appunto dei tempi migliori. Bene, ti dico le mie impressioni e opinioni subito dopo la sigla. Ciao a tutti, come sempre bentornato sul canale Io Risparmio, io sono Pasquale, il tuo investitore e risparmiatore della porta accanto. Questi ultimi anni li possiamo definire quasi un percorso a ostacoli, una serie di prove una dietro l'altra, sempre più difficili e sempre più complesse, con un crescendo infinito, uno zigzag dentro il quale è veramente complesso andare a muoversi. Da investitore a lungo termine quale sono, con una percezione di sopportazione del rischio personale, ho una mia strategia di approccio e di gestione degli investimenti e del mercato. Mi sento sicuro delle cose che faccio, ma sono sempre vigile su quello che accade, sia perché essendo un essere umano posso tranquillamente sbagliare anche a raffica, ma anche perché il contesto può cambiare in maniera inaspettata e mi potrei trovare in una situazione di dover prendere delle decisioni, diciamo così, di emergenza. Ed immagino che la domanda che molti si pongono è se investire in questi contesti sia conveniente e ho tuttora indicato. È una domanda semplice, ma dalla risposta più che complessa e per nulla scontata, alla quale cerchiamo di dare un senso. Ed ovviamente, come sempre, si tratta di mie opinioni personali e non di consigli finanziari. Per quelli ci sono esperti certificati, come ad esempio i consulenti finanziari. Secondo me la domanda primaria che dovremmo porci è se quando abbiamo iniziato ad investire, per chi lo ha già fatto, se abbiamo appunto pianificato una strategia. Senza una strategia di partenza è una domanda vuota, non ha senso di esistere. Ci si può mettere alla guida di un'auto senza patente, ma si rischia di fare del male agli altri, a noi stessi, senza contare il fatto che è illegale e che ci si può andare sicuramente ad attendere nel breve o nel medio periodo una denuncia. Senza una strategia di investimento ovviamente non si rischia una denuncia, ma sicuramente si può fare tanto male a noi, agli altri, magari andando a devastare e a sperperare i nostri risparmi e le nostre vite, tra l'altro. Ma una volta stabilito questo, abbiamo una guerra in corso che potrebbe espandersi a livello mondiale, così come potrebbe risolversi. Il rischio è sempre dietro l'angolo, pur essendoci almeno di facciata delle operazioni per evitare una catastrofe di questo tipo. Ma nella incertezza, cosa bisogna fare? Bisogna stare fermi? Le guerre purtroppo ci sono sempre state e situazioni di divergenze tra paesi con tutta probabilità continueranno a esserci per sempre. Ma come disse tanti anni fa il barone Nathan Rothschild, banchiere politico britannico, il momento di comprare è quando il sangue scorre nelle strade. Una frase piuttosto dura detta alla fine dell'Ottocento e che può sicuramente risultare inquietante, ma è un concetto che molti investitori esperti, soprattutto i più prolifici, applicano ancora oggi. Guardando alle guerre passate, perlomeno quelle più monitorabili, da quando ci sono i mercati azionari rintracciabili o tracciabili, i conflitti hanno fatto cinicamente sempre bene i rendimenti. Non è la regola ed è tutto sicuramente un qualcosa che andrebbe contestualizzato in ogni periodo storico, però basti guardare la pandemia e quello che ha portato in termini di rendimenti sui mercati azionari subito dopo i cosiddetti e visibilissimi crolli iniziali. Non esiste però una diretta correlazione, perlomeno storicamente parlando, fra guerre e mercati tipicamente orsi. Basti pensare che nel corso della Seconda Guerra Mondiale, fra il settembre del 1939, quando ci fu l'invasione della Polonia da parte dei nazisti, al maggio 1945, anno della resa della Germania, comunque l'indice americano Dow Jones guadagnava circa il 23%. E guadagni sono stati, seppure variabili, per tutti i conflitti successivi come il Vietnam, la Corea, i Balcani, l'Iraq. Come dicevo prima, però, tutto è da contestualizzare nel periodo storico di riferimento. Ma allora, ai mercati piace la guerra veramente e dovremmo investire? No, non è quello che dico. Quello che dico e che penso io e che pensano anche molti esperti è che al mercato non piacciono i punti interrogativi, le incertezze. Con la conoscenza scarsa o la non conoscenza, la volatilità tende ad aumentare fino a quando non si raggiunge
un punto di equilibrio in cui si capisce più o meno dove si sta andando a parare. Attenti che qui si parla di investimenti e non quello che intrinsecamente può accadere all'economia. I mercati sono solitamente in anticipo sulla realtà delle cose, rispecchiando questo all'interno dei prezzi. Ovviamente un conflitto in un mondo globalizzato come quello moderno può sicuramente avere delle ripercussioni a livello globale sia in termini economici che nello sbilanciamento nelle tematiche geopolitiche, e non voglio neanche pensare a quello che possa accadere in termini umanitari. Ma sinceramente parlando, a meno che non ci devasti il sole spegnendosi istantaneamente, in un periodo indefinito, sia questo breve, medio o lungo decenni, il mercato e l'economia dovrebbe tendenzialmente andare a crescere. Stagnare per secoli porterebbe a conseguenze per le quali, a parere mio, scegliere dove andare a investire sarebbe l'ultimo dei nostri problemi. Non posso dirti se investire sia adesso indicato o no. Ti posso dire che io sto continuando a farlo seguendo delle semplici regole che si adattano al mio modo di essere investitore. Quello che faccio io, e che secondo me è un approccio sensato per la mia strategia, è di valutare la situazione in modo razionale, senza cominciare a prendere delle azioni dettate da panico, quelle cosiddette azioni di pancia, da notizie, da consigli di amici, ma rendersi conto che queste sono delle situazioni che, seppur non sono veramente presenti con regolarità, sono comunque cicliche. Ci sono passati i nostri nonni, i nonni dei nostri nonni e così via, e che per la maggior parte delle volte gli scenari economici, commerciali e geopolitici interessano solo una parte dell'economia mondiale, anche in un mondo globalizzato come quello moderno. Quindi, a meno che il conflitto si estenda su scala globale, distruggendo il commercio, l'economia e riportandoci un po' a quello che è successo ai dinosauri nel suo complesso, credo che non sarà in grado di affossare i listini per lunghissimo tempo. Ovviamente la situazione nella quale ci troviamo è comunque un contesto molto complicato, complicatissimo, e in queste particolari contingenze, secondo me, va applicato un consiglio sempre presente, che ormai è un marchio di fabbrica per chi investe a lungo termine, che è quello di non esporsi su singoli paesi o su singoli settori o su singole aziende, ma piuttosto diversificare guardando al mercato in un'ottica più di lungo periodo. Io sto facendo così, per esempio, prendendo sia aziende ed ETF che vadano a diversificare in vari paesi, in vari settori, in diverse valute, per abbassare la possibilità che un impatto geolocalizzato possa portare a forti drawdown del mio portafoglio, sempre ricordandosi che non abbiamo la palla di vetro e che tutto potrebbe sempre succedere. Si dice sempre che il momento migliore di comprare i titoli è quando le persone sono maggiormente preoccupate e prese dal panico, e le recenti guerre, come abbiamo visto, ne sono un esempio. Lo diceva anche Warren Buffett, che di soldi ne ha fatti un pochino con questa metodologia, ma ovviamente non sto elargendo consigli, ma solo mie semplici valutazioni personali. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Dammi le tue impressioni su queste considerazioni. Fammi sapere magari nei commenti qui sotto cosa stai facendo tu in questo periodo con i tuoi investimenti o magari con i tuoi risparmi. Condividi, oltre le tue metodologie o semplici idee, anche le tue incertezze. Cerchiamo di crescere tutti insieme nella community, aiutandoci a vicenda, vicendevolmente, precipitevolissimevolmente, voglio fare scioglilingua adesso. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, e se sei nuovo su questo canale, magari ci passavi, di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non debba perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto, e noi ci vediamo con un nuovo video domani. Ciao!